presidente Ferrorelli voleva scappare a Capitan Lo Conte. No, no, ho visto il passo svelto. No, 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 vado sempre di fretta perché i problemi non si fermano mai. Ci aveva promesso che a maggio avremmo avuto la guardia medica nella sua circoscrizione. Sì, sì, entro maggio ci siamo quasi. Ogni weekend, nei giorni feriali, nei giorni festivi, stanno lavorando per l'adeguamento, gli adeguamenti necessari, perché essendoci un centro analisi, naturalmente non vogliamo dare fastidio a chi fa i prelievi. Questo ultimo weekend dovrebbe essere quello definitivo del termine di tutti i lavori. Parola di presidente di circoscrizione. Parola di presidente di circoscrizione, questo weekend sarà l'ultimo dei lavori per la Guardia Medica. Un primo obiettivo l'abbiamo raggiunto però. Un primo importantissimo obiettivo è quello di aver trasferito definitivamente in via Mendola il CERT, che prima insisteva proprio in una zona ad altissima intensità dal punto di vista di scuole e di bambini, e quindi non aveva senso. Finalmente lo abbiamo trasferito. Quindi è possibile dare una data per il trasferimento della Guardia Medica qui in via Villari? Io penso che nella prima 15 giorni di giugno noi avremo finalmente, dopo 15 anni, la Guardia Medica nel Murat. Io le consiglio di mantenere la promessa, perché sarebbe il primo presidente a mantenerla, quindi avrà un premio da Capitan Lo Conte che se lo ricorderà per tutta la vita. Voi sarete naturalmente invitati alla conferenza stampa di inaugurazione di questa Guardia Medica. Io ho l'abitudine di mantenere le promesse, questa ne è la prova. Non ci invitasse, faremmo un blitz, stia tranquillo. Presidente, avevo quasi dimenticato, perché il mio punto debole è la memoria, ma in via Villari, numero? Lo metteremo il numero del civico sulla tabella dell'ASL che prevede la Guardia Medica, per cui sarà anche facile arrivarci velocemente. Non più veloci di Capitan Lo Conte, io le faccio la domanda imbarazzante della giornata, numero civico qual è? Non lo so. Molto infragrante. Mi casca sul numero civico, presidente. No, non lo so. Credo è sicuramente un numero dispari. È quello, ci siamo. Se quello prima è 15, questo sarà 17. O 13. Lascio al capitano Lo Conte scoprire qual è il numero civico giusto.